Ciao. Allora, io direi che intanto la relazione di Kofi è stata molto bella, interessante ovviamente, perché ci ricorda che la sinistra in Italia, non solo la sinistra comunista, ma quella socialista dell'epoca, e quella dossettiana, cioè cattolica di sinistra, popolare, sociale e di grande cultura, hanno alla fine del processo di resistenza antifascista elaborato un documento che dovrebbe essere a fondamento della Repubblica, in cui appunto si prospettano delle possibilità di mutamento, di cambiamento, di ristrutturazione permanente della società italiana, che sono quelli che Enrico Berlinguer, e poi dopo Enzo Valdez, chiamava elementi di socialismo. Cioè, ha ragione Stefano, se noi poniamo il problema capitalismo-socialismo come oggi stiamo nel capitalismo, poi faremo qualcosa, chiamiamo la rivoluzione, e poi accederemo al socialismo, non riusciamo. Anche perché, se è vero quello che ho detto stamattina, che abbiamo 20-30 anni per salvarci dalla catastrofe ambientale, 20-30 anni per superare il capitalismo, non ce l'abbiamo, quindi o ci arrendiamo, oppure, come dire, modifichiamo il nostro approccio. A me pare onestamente che l'approccio di Stefano Petrucciani sia quello giusto. Cioè, noi dobbiamo valorizzare gli elementi di socialismo già presenti e lavorare perché questi già presenti si allarghino e se ne costruiscano altri sulla linea non astratta, ma sulla linea della Costituzione repubblicana. Perché la Costituzione, come ricordava giustamente Sofi, contrariamente a tutte le altre costituzioni, quella francese, quella americana, dell'Eva, è una costituzione programmatica, cioè annuncia un programma da realizzare, oltre che dei diritti e dei doveri garantiti per tutti o per tutti quelli che rientrano nella giurisdizione della Costituzione. In questo senso, una delle pecche gravi della sinistra italiana è di far passare la Costituzione italiana come una Costituzione liberale. In nessuna Costituzione liberale c'è scritto che la Costituzione è fondata sul lavoro e che c'è un articolo 3 che recita che la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e la libertà dei cittadini, eccetera, eccetera. Questa non è una Costituzione liberale. Il richiamo al ritorno al liberalismo minacciato dal sovranismo, secondo me, è improprio, cioè dà un'idea falsa di come stanno veramente le cose, perché il ritorno indietro, il neoliberismo e così via, è il ritorno indietro rispetto a quei diritti sociali acquisiti dal movimento operaio negli anni 60-70. Così come quello che sta succedendo in America Latina è un ritorno indietro rispetto a quel piccolo salto al di fuori della povertà
che centinaia di milioni di persone avevano fatto rispetto allo stato di miseria precedente in Brasile, in Venezuela, in Bolivia e così via. Tant'è che lo stesso Papa Francesco, chiesto, intervistato sull'aereo, non mi ricordo da quale viaggio veniva, dice: ma senta un po', ma Santità, lei che ne pensa di quello che sta succedendo in America Latina? Dice: ma non lo so, non mi sono informato, ancora non ho tutta la documentazione, diciamo, sott'occhio, appena posso mi informo, leggo, vedo, indago. Certo, c'è qualcosa che rassomiglia all'operazione Condor. Ora, non so quanti di voi sanno cos'è l'operazione Condor, ma l'operazione Condor è quell'operazione per la quale gli Stati Uniti, la Cina, eccetera, eccetera, fecero fuori tutti i regimi progressisti sudamericani, compreso Salvador Allende, Kissinger e così via. Quindi c'è un movimento mondiale di retrocessione a condizioni precedenti alle conquiste nei paesi occidentali dove il movimento operaio è stato più forte, o nei paesi del terzo mondo, dove, o quarto, quinto, quello che sia, dove c'era stata, e come infatti c'è stata, un salto verso l'abbandono della miseria e funera. Questo ha scatenato quel processo di divaricazione a cui faceva riferimento Sciofi dell'Oxfam, per cui l'1%, cioè il 70% in Italia delle ricchezze, e nel mondo 20.000 o 12.000, non mi ricordo, ricconi, hanno la ricchezza pari al resto dei 4,5 miliardi di persone. Ora, io penso questo e concludo. La dimensione che ci può portare a una lenta ripresa verso una società migliore di quella in cui viviamo adesso, con tutte le cose che sono state dette, è quella francamente indicata da Stefano Petrucciani. Cioè, noi non possiamo pensare a una prospettiva socialista di botto. Questa è una concezione vecchia, devo dire, nemmeno è, perché pure i comunisti la teoria del crollo non l'hanno mai condivisa, diciamo, che a un certo punto, perlomeno dal 1935, col settimo congresso dell'Internazionale Comunista, si decise i fronti popolari e tutte queste cose. Quindi ci deve essere una prospettiva gradualista. Il che, secondo me, scusate una certa affermazione brusca e chiudo veramente, è qualcosa di diverso dal presentare 5-6 liste di sinistra che beccano lo 01, 02, 03, addirittura alle europee. Qualcuno dei nostri vecchi maestri l'avrebbe chiamato cretinismo parlamentare. Cioè, che ti presenti a fare se devi prendere lo 0,3%? Non sarà meglio riunire le forze, fare programmi, andare davanti alle fabbriche? Sì, scusa, andare davanti alle fabbriche per poter fare un lavoro di recupero delle forze lavoratrici, operaie, e poi eventualmente presentarti alle elezioni? Faccio una proposta: se Sciofi mette in un linguaggio più accessibile a un pubblico più largo
e ci associa la Costituzione italiana, andiamo davanti alle fabbriche della Tiburtina, della Salaria, eccetera, a darlo a quelli che lavorano lì, perché noi dobbiamo cominciare a fare chiarezza. Ma ai lavoratori, perché è inutile che parliamo dei lavoratori fra noi. Ti strappiamo il microfono perché hai detto molte cose.